parte, la prassi dimostra che non è facile contemperare, conciliare il diritto del migrante al rispetto della dignità umana, dignità in quanto persona umana, principio fondante di vari atti internazionali, dichiarazione universale, patti internazionali, Carta di San Francisco istitutiva dell'ONU, con il diritto a vivere in un ambiente sicuro che talora può anche essere compromesso dalla cattiva gestione dei flussi migratori. Come si concilia l'esercizio del diritto di uscire dal territorio di uno Stato rispetto all'inesistenza di un diritto, per così dire, assoluto di ingresso e di soggiorno nel territorio di un altro Stato? Si può dire che in qualche modo esiste un potenziale conflitto tra due diritti entrambi fondamentali: il cosiddetto diritto individuale a lasciare il proprio paese e cercare asilo e accoglienza in altri stati, e il diritto di ogni stato a condizionare e controllare l'accesso al proprio territorio come logico corollario della sua sovranità. Ed è proprio la sovranità, la visione, per così dire, assoluta della sovranità che ha subito un processo di rivisitazione, laddove il rispetto dei principi costituzionali, internazionali ed europei, in particolare il principio di non refoulement in tema di trattamento dello straniero, hanno comportato una progressiva erosione di quella, o parziale erosione di quel nocciolo duro della sovranità intesa come assolutezza. La disciplina delle migrazioni si pone al crocevia, all'incrocio tra fonti nazionali, per l'Italia in particolare l'articolo 10,2 della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Va detto che questa norma fin dalla fine degli anni 60 è stata interpretata dalla Corte Costituzionale in connessione con altre due norme della Costituzione: l'articolo 3, il principio di uguaglianza, e l'articolo 2, la garanzia dei diritti inviolabili della persona. Quindi fonti costituzionali, fonti internazionali, diciamo di portata generale, penso per tutti alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 51, garanzie apprestate dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai protocolli numero 4 e 7. E dunque, le migrazioni nel loro essere un fenomeno che coinvolge vari aspetti che sono di carattere culturale, sociale, economico e giuridico, rappresentano a tutt'oggi, nonostante il decremento del numero dei migranti che arrivano in Europa, rappresentano a tutt'oggi una sfida. Una sfida che dal punto di vista degli aspetti giuridici e del ripensamento alle ragioni fondanti dell'integrazione europea trova una connotazione specifica nell'incremento delle richieste di asilo.